Ragazzi e ragazze, bonjour, questa insolita inquadratura, ma oggi ho detto, non ho un sacco di tempo, cioè non ho tantissimo tempo, però volevo comunque filmare un vlog e mi sono detta, ok, mentre mi preparo per filmare il video haul, perché tra un po' sto per filmarvi il video haul di Los Angeles con tutte le cosine che ho acquistato, tantissime cosine da farvi vedere, e almeno nel frattempo posso chiacchierare con voi e aggiornarvi perché mi avete chiesto di fare tantissimi più vlog e quindi io farò tantissimi più vlog. Voi sapete che ascolto sempre le vostre richieste e leggo sempre tutti i vostri commenti e ci tengo sempre a dirvelo e mi sto truccando, poi filmeremo e poi andiamo a passare il weekend a Riccione, anche se oggi lo vedete è il primo giorno che ho la felpa di giorno praticamente, perché ci sono fuori tipo 15-16 gradi, c'è il diluvio universale, però noi andiamo a Riccione perché lì c'è mio papà che è andato giù tutto il mese e quindi ci ha chiesto di raggiungerlo per fargli un po' di compagnia e quindi questo weekend andiamo giù. Non sono mai stata a Riccione, non so cosa aspettarmi. Mi dice che lì fa caldo, che ci sono 27 gradi. Spero sia vero, anche se, insomma, non pretendo di fare il bagno metà settembre. Ma chi lo sa, io il costume me lo porto. Oltre a questo, casa nostra è un casino assurdo in questo momento, il che non mi fa per niente piacere perché io il disordine lo odio, è una cosa che non riesco a sopportare e anche per questo non sopporto i traslochi, nonostante, strano da dire, da una che trasloca praticamente ogni anno e mezzo mediamente e da ormai da tipo 6 anni non ne posso più, è strano, ma veramente io li detesto i traslochi, quindi ho già iniziato a inscatolare, ho già fatto 5 o 6 scatoloni ieri e siamo stati anche all'IKEA ieri, abbiamo ordinato tutta la cabina armadio nuova e il che mi rende molto felice perché secondo me verrà fuori una figata. E tra l'altro, cos'altro vi volevo dire? Ah sì, perché molti mi avete chiesto, ma come mai traslocate? Non ho capito praticamente. Questo appartamento io lo do in affitto e andiamo a stare in un altro appartamento che è di Tomas, di proprietà. Entrambi sono di proprietà, questo appunto è mio e l'ho comprato un anno e 5 mesi fa, un anno, sì, un anno e 5 mesi fa. Adesso invece andiamo a stare in quest'altro appartamento di Tomas, perché? Perché questo appartamento lui lo dava in affitto, ma è difficilissimo da affittare perché è un appartamento molto grande e che costa anche molto come affitto e quindi è vuoto da un bel po' di tempo e non avrebbe senso lasciarlo così vuoto che poi è bellissimo e enorme, quindi ci siamo detti ok, trasferiamoci noi così abbiamo anche una stanza extra per un domani e che dovessero arrivare bambini eccetera eccetera, abbiamo una stanza extra, c'è molto molto più spazio e in più posso dare io intanto in affitto questo appartamento che è molto più semplice da affittare perché non è gigantesco come l'altro. Quindi per questo ci trasferiamo, non so quanto resteremo in realtà in quella casa perché bene o male le nostre intenzioni sono sempre quelle di andare a stare in una, non in un appartamento ma in una casa con giardino eccetera, però magari ci ripensiamo tra qualche anno, per il momento la cosa più conveniente da fare assolutamente è quella appunto di mettere in affitto questo e di trasferirci là, quindi questo è quello che facciamo. Per fortuna c'è un'impresa di traslochi che si occupa di tutto, ma non pensate che sia comunque così semplice perché nonostante ci sia, aiuto, sto perdendo, boh, ok, nonostante ci sia l'impresa di traslochi è comunque un bel po', c'è comunque un bel po' di lavoro perché in ogni caso bisogna andare ad inscatolare tutto e lo sapete che comunque le cose da fare ci sono, quindi spero di non trascurarvi troppo perché di solito mi piace caricare un po' più video di quello che sto caricando, ma filmeremo sia Riccione che il trasloco e poi ovviamente vi porterò con me ovunque, vi farò insomma vedere tutti i progressi eccetera eccetera. Altra cosa che volevo chiedervi, perché io ho un sacco di foto bellissime del matrimonio che sto postando su Instagram, però non so se vi, cioè come dire, se vi annoia vedere tutte le foto del matrimonio oppure se siete contente in attesa del video, boh, non lo so, fatemi sapere anche questo perché non vorrei esagerare e annoiarvi, però sono tantissime
talmente felice, sia della, ovviamente della giornata in sé, di come è andata, di come, cioè di tutto, ma voglio anche comunque condividere con voi quel momento. Sono anche felicissima di come sono riuscite le foto, perché veramente non potevo sperare di meglio. Quindi fatemi sapere, insomma, se vi piace vederle. E niente, adesso finisco di truccarmi, poi filmo il video haul, preparo il trolley e via verso Riccione. Trucco fatto e volevo farvi vedere la situation. Questi sono gli scatoloni che ho preparato, quello come al solito. E signor Gatto Denver, ciao. Ciao signor Gatto Denver. Signor Gatto Denver, il mio carino tutto bianco. Sì, tutto bianco. La gatta? Dov'è la gatta? Lì non c'è, starà dormendo da qualche parte. Ciao Gatto Denver. Quindi qui abbiamo svuotato la libreria e adesso rimane tutto il resto della casa. Non so come, ma ce l'abbiamo fatta in ritardissimo. Adesso stiamo andando a prendere fermo in stazione. Pupetto! Il mio bellissimo pupetto. Adesso stiamo andando a prendere i biglietti e poi siamo in partenza. Ovviamente per un giorno e mezzo praticamente siamo strapieni di roba. E questa è la bellissima stazione di Trieste. In realtà l'altra parte era più bella, ma anche questa non è male, dai. Di solito non vado mai in biglietteria, però stavolta bisogna che ci rifacciamo noi i biglietti. Bella la stazione, vero? Sì. Io sono molto fiera. Questo atrio è proprio dell'impero austro-ungarico. Wow! Molto bello. In quel periodo là. Davvero bellissima. Bene, e qui c'è la biglietteria. Malo! Sei contento? Sei contento? Sì. Lo hacker tortini, lo hacker al cioccolato bianco. Facciamo l'assaggio, voglio vedere se è buono. È sicuramente super. Tra l'altro che carine le ragazze che ci hanno fermato adesso in stazione. Hanno fermato Tomas e io ero tipo al despar. Sono andata a prendere le robe da mangiare. Hanno fermato Tomas bloccato. Dove è Nicole? Lui è andato al despar. Poi mi hanno aspettato, sono uscita e siamo fatte la foto. No, simpaticissime. Mi sono sempre contenta quando mi fermate per la strada. Quindi continuate a farlo. Sì, la prova. Cosa dice l'uomo del monte? Super. Super? Super buono. Provate le tortine, lo anche nel cioccolato bianco. Sono state approvate da patatone. Pronto per andare a Riccione? Yes. Cosa stai guardando, pupetto? Pupetto. Record italiano di panca piana. Cioè roba di pesi. E con il mio cellulare, tra l'altro, notare. Qualcuno ha finito la ricarica e sto usando tranquillamente il mio cellulare. Sono andata in bagno, sono tornata, ciak, addio cellulare. Grazie. Non mi caga proprio. Reagisci? Mi sono resa conto. Siamo a Riccione. Che bello. Oggi è ancora brutto tempo, però diciamo a tratti sì, infatti adesso migliorerà e domani bello quando andiamo via. Evviva! Domani sera, per cui domani sì, c'è tutta sì, la giornata sì, eh. Sì, sì. In realtà io ho dormito tipo fino a l'una e adesso mi sono svegliata, mi sono fatta la doccia, mi sono truccata, ho fatto colazione. Nel frattempo Tomas e mio papà hanno già pranzato, ma io ero ancora nella fase dei sogni, sinceramente. Patatino che non si è fatto la doccia. Perdonati. No, non ho fatto la doccia, ho detto che faccio dopo. La sto prendendo in giro per non si è fatto la doccia. Club delle sporcugne. Mio papà, andiamo a cercare mio papà. Ciao papà. Ciao pubblico di YouTube. Ciao. Ciao pubblico di YouTube. Andiamo. Sei pronto all'esplorazione di Riccione? Esplorazione. Andiamo a vedere i negozi. Ah, andiamo a vedere solo shopping oggi, solo shopping. Speriamo domani sia meglio il tempo, così possiamo andare al mare. Io però sono vestita molto più estiva rispetto a come sarei vestita a Trieste, il che mi rende molto felice. Io? Qualche strascico di su un cappellino. Tu? Anche tu sei vestito, vabbè, ma tu sei sempre vestito estivo, cioè non niente di nuovo. Tomas se potesse a dicembre uscirebbe così. Stavo cercando di convincerlo a mettersi... Ah, diciamo probabilmente mi metterei una felpa. Cosa? Ah, dicembre comunque... Metterei una felpa. Pantaloni corti, pantaloncini no, e felpa. No, penso che metterei dei jeans e una felpa. Ecco.
quando la gente esce con 6 sciarpe e 5 cappellini di lana, Tomar si mette una felpa. Io volevo farvi vedere, mi ha detto mio papà che c'è una tartaruga, ma io non l'ho... Oh, c'è veramente! Ah, ma aspetta, è enorme! Io l'ho visto prima. Guarda, signora tartaruga! È enorme, normale. Signora tartaruga! Signora tartaruga! Oh, guarda, è venuta a salutarci! Ciao, signora tartaruga! Ciao! Signora tartaruga, sei bellissima! Anch'io ne avevo una. Sì? Sì, proprio così. Solo che la mia aveva le striscioline rosse sul collo. Guarda! No, no, a casa con mia mamma. Guarda il signor pesce! È grande. Sono affamati questi pesci, secondo me. Pesci rossi. Ciao, signora tartaruga! La mia ti mordeva di brutto, non so se anche lei ti mordeva. La mia mordeva, sai? Prova. Era cattivo. No, fanno male, non voglio provare. Dai. Prova tu, mettici tu il dito. Ciao, signora tartaruga! Non è per niente timida, signora tartaruga. Le fatine! Che belle! Gli squishies? Non conosci gli squishies? Mai sentito. Mai sentito gli squishies? Vergognati! Gli squishies! No, sono quei robi che... tipo antistress! Questo qua è quello di Pokémon. Ma no, non è qua. Pikachu. Mi sembra Pikachu. No, è sempre giallo, eh. Belli questi squishies. Il migliore secondo me è questo, perché si rialza lentamente. Vedi? Questi sono i migliori, quelli che rimangono così. Ma devi avere la passione per queste cose, Tomas. È innata, è una passione innata. O ce l'hai o non ce l'hai. Anche gli hamburger, squishy hamburger. Tra l'altro ho ordinato un sacco di slime, sto aspettando che mi arrivino. Bellissimo. Ti stanno bene davvero? 7 euro. Sì, vabbè, ma hai 50 paia di occhiali. Io eviterei, Tomas. Io eviterei, poi vedi tu. Dovete sapere che Tomas ha una fissa, una vera e propria fissazione per gli occhiali da sole, e appena li vede non riesce, tipo come me con le borse e le scarpe, non riesce, vedi? Il Tomas è nel suo habitat naturale. Guarda questa. Si nutre di shopping. Bellissimi, bellissimi. No, gli altri erano più belli. Sì, sì, quelli blu. Questa è Veronica, una mia follower. E mio papà che si nasconde mi ha portato qua da lei. Guardalo, guardalo, è andato, fa finta di niente. E così. Sì, grazie Veronica. Una mia super follower che quando mi ha visto non ci poteva credere. Grazie, grazie, saluto tutti. Ciao. Baci da riccione. Guarda questa casetta che strana. È più bella, rosa. Sembra un castelletto. Per te l'occhio il castelletto, per la principessa. Per me? Sì, mio patatino. Oh. Oggi sono 3 settimane che siamo sposati. Oggi sono 3 settimane, sì. Il nostro settimana anniversario. Sì. Mesi, no, settimersario. 21 giorni. 21 giorni. La torretta si chiama. Carina. Sono tutti belli qua, gli hotel, le case, sono tutti simpatici. Ci sta piacendo, Riccione? A Tomas piaceva specialmente la Bentley che abbiamo incrociato. No, non neanche. No? No, perché è troppo elegante. Mi piace più la roba sportiva. La BMW, quell'altra era bella. Sì, ma anche mi piacciono più le Ferrari, le Porsche. Ah, beh, scusa. Figata sta cosa. I migliori sono i Kraft. Andiamo via prima che ci mangiamo tutti. Questi qua cosa sono questi qua? Sì, sono tipo waffles. Sì, sono tipo waffles, sì. Yum. Mio papà ci sta facendo da cicerone, dice che questa è la zona dello shopping. Hello Kitty. Cosa c'entra Hello Kitty? OBS. OBS. Ho fatto un po' di shopping da Max Mara. La borsa è più grande di Tomas praticamente. E tra l'altro è la prima volta che compro da Max Mara, che è qua. Sono molto simpatiche le ragazze all'interno. E lì mi ha fatto notare mio papà che c'è il fratello di George. Già mi manca George. Però George è più figo perché è metallizzato. Stiamo andando verso un ristorante che si chiama Calamaro.
con la cappa, calamaro, c'è il patatone che va a mangiare, fritto, i calamari. Ma fritto o i ferri? Tu? O il calamaro? Io prendo solo i ferri. Ah, ok, pensavo patatone se era fritto o i ferri. Tu prendi solo i ferri, ok. Io prendo solo i ferri. Ma io mangerò tipo una pasta. Tipo la pasta alle vongole? Sì, una roba del genere. E beh, quella anche, Mari, anche la mia idea era quella. Io mangio fritto perché voglio male al mio fegato. Ah, sì? Quindi dobbiamo andare ancora un po' dritto e poi a destra. Eccola, via Parini. Via Parini. È la via che va verso il mare? Super, abbiamo trovato subito ed è bellissimo qua, perché siamo proprio sull'acqua. E io e Tommaso abbiamo preso la pasta alle vongole, che però si chiama chitarrina alle poveracce, che sarebbero le vongole nostrane. Wow, velocissime anche. Invece mio papà ha preso fritto misto di pesce, no, è verdura. No, ha preso i calamari fritti. Non solo calamari. I generali partiti. Vedi che c'è anche. Fritti. Vedi che ci sono anche verdure. Calamari e gamberetti con zucchine. Gamberetti sì anche. E carote. Wow. E anche piadina ti hanno portato. Buon appetito. Grazie, tanto. Calamaro fritto o seri. Mm. E come dolce, tutti e tre abbiamo preso il tiramisù, che Tomas, bravissimo, ha chiesto ma si può prenderlo anche senza caffè? Hanno detto sì sì, e quindi abbiamo preso il tiramisù. Quindi tiramisù con i savoiardi. Con i savoiardi, però è strano perché è tipo gelato il tiramisù, senza caffè. Sembra molto buono, molto invitante. Devo farvi vedere, no Tomas, vieni qua, devo far vedere come parte la sculettata quando c'è il ritmo giusto, vai. Sculettata, sculettata, è partita la sculettata? È partita ufficialmente la sculettata! E via! Basta! Possiamo lasciare qua Tomas e torniamo a prenderlo domani mattina alle 6. C'è una laurea là? Non so! Non è figo questa volta! C'è una laurea! La sculettata? Ah, bon! Scusa, sa! E qui ci sono le caramelle gommose! Sì! Wow! Paradiso! Guarda queste! Dove? Sì! Wow! Io voglio le più frizzantose che esistono. Che figata questo posto, è bellissimo, è tipo un paradiso. A Tomas piacciono molto queste qua rosa. Sì, però tutte quelle morbide, morbide. Penso che devi prenderla. Ah no, se no puoi prendere. No, non lo so. Adesso vediamo. Che bello! Siamo sul trenino! Carino andare con questo trenino, però dai, vedrò che parta. È iniziato a piovere nel frattempo, ma per fortuna siamo già all'asciutto. Tu eri già in posa. Appena tiri fuori il cellulare, videocamera, ti ho fatto una fila normale, tipo. Io ormai so già come mettermi. Ah sì, vai, facci vedere. Ma hai solo una cosa, vero? Ne hai più? No, una. No, hai anche quella seria. Sì, quella seria. Vai, vai. E adesso passa all'altra. Fantastico.
stiamo preparando il pranzo, vero? Mio papà sta preparando sì, il pranzo. Riso basmati. Sì. Col tonno in scatola, rigorosamente, perché ci vogliamo bene al fegato. Ah, anche oggi ci vogliamo poi bene. Poi abbiamo orzaioli e spinaci, rucola col pomodoro. Che io non mangio. Le carotine lesse. Quelle le mangio. E poi c'è formaggio in scatolato. Ok. Da campeggio. Da campeggio. Rigorosamente Coca-Cola. Coca-Cola zero. 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 Già preparato. Minerale. Minerale e poi c'è naturale. Malinovez. Spiega ai nostri follower italiani cos'è il Malinovez, papà. È una bevanda tipica slovena. Sì. Che va diluita col limone e con l'acqua. Mm-hmm. E questa è il lampone. A lampone. Perché malina vuol dire lampone. Sì. E tonno in scatola, se ho detto. Sì. E pane integrale rigorosamente. Anche pane integrale. Pane integrale. E voglio farvi vedere come Tomas si è scottato oggi. Guardate patatone. No, qua non si vede che sei tutto rosso. Ti giuro, guardati. Non ti si vede che sei rosso. Però sei super super rosso. Non si vede. Non si vede. Però lo sei. Bene. Ah no, adesso si vede. Tomas si è scottato. Non si fa, non si fa. Patatone. Io credo di aver dormito tipo almeno 2 ore. Perché in realtà questa notte non ho dormito niente, perché qualcuno continuava a muoversi, ad andare in bagno, chissà che. E quindi non ho dormito niente, però ho dormito in spiaggia. L'unico problema è che mi sono dimenticata la videocamera, ma è stato bellissimo perché siamo... Quanto tempo siamo stati in spiaggia? Tipo un 3-4 orette, c'era il sole, si stava da Dio, da Dio. Tomas è andato a farsi il bagno, io no. Tre volte, però io ho raccolto conchiglie. Riso con il tonno. Anche per te, Tomas, che prima ti abbiamo detto di no, povero. Ti stavo prendendo in giro. Riso tu in papà bianco. In bianco? Riso in bianco più pesto. Pesto rosso. Piccante. Tipo calabrese, piccante sì, però austriaco, Koffer. Buon appetito. Buon appetito. Grazie. Secondo piatto, scotoletta con carote e formaggio spalmabile. Riccione è stato breve ma intenso e siamo in macchina per la stazione. Stiamo tornando a casa. Anche il cane dice di sì. Mio papà è molto fiero del cagnolino che muove la testa. Siamo in treno, questo è il secondo treno che ho fatto Riccione in Bologna, poi in Bologna Trieste. Mio pupetto sta giocando a scopo sul cellulare, mio, perché sono già finita la batteria. E io invece sono qui al montaggio del video haul che voglio mandare online domani, quindi mi sto portando avanti con il montaggio. Tra l'altro oggi tipica giornata no, avete presente quando mi dite ah ma tu non hai mai giornate no, sei sempre sorridente. Allora oggi è una giornata no per eccellenza, perché non ho dormito niente, sono stanca molto, ho mal di testa e mal di pancia, non sono riuscita a truccarmi. Abbiamo perso il treno, cioè in realtà il treno che volevamo prendere era strapieno, così al posto di metterci 4 ore e mezza da Riccione a Trieste ci stiamo mettendo 6 ore. E tra l'altro abbiamo sbagliato treno ed è il primo, ci siamo ritrovati sul treno sbagliato che grazie al cielo comunque andava a Bologna, però mi sono fatto un'ora in piedi. Quindi, ah sì, e poi Tomas ha dimenticato il cellulare nell'appartamento di mio papà e siamo dovuti ritornare a prenderlo rischiando anche di prendere il treno. Poi abbiamo preso 2 panini dalla macchinetta che si sono... Siamo in arrivo a... Che si sono incastrati e non volevano scendere. E poi per agitare la macchinetta Tomas si è fatto anche male alla mano, quindi... Ti fa ancora male la mano? No, però se tocco sì. Mannaggia. Comunque, questa classica giornata no. Quindi anche a me capitano le giornate no, non vi preoccupate. Però non vedo l'ora di tornare a casa, vedere i gattoni e andare a dormire, sinceramente, perché ho proprio sonno. Fuori non si vede niente perché ovviamente è tardissimo, sono le... No, non è tardissimo, ma sono le 8.40, non si vede niente. Ok, sono le 8.40. E altra cosa mi sono resa conto, siccome dal 21 al 25 noi siamo a New York, oggi siamo il 17, quindi noi siamo a casa solo 18, 19, 20. E poi appunto 21-25 siamo a New York, torniamo il 25 e il bello è che il 26 Tomas si opera perché gli tolgono un neo e poi il 27 noi traslochiamo, quindi io in 3 giorni, forse 4, devo riscatolare tutta la casa, quindi mi sono resa conto in questo momento, non so come farò comunque. Siamo tornati a casa dai gattoni, ciao gatto Dever, ciao signor Garu Dever, ciao. Ciao.
Ciao gattino rudo bianco. Gatto Danvers. E gatta stellina. Eccola qua gatta stellina. Ciao gatta stellina. Ciao. Oddio, Denver si spaventa per ogni rumore. Ciao gatta stellina. Gatta stellina non si presta oggi. Gatto Denver sì, come al solito. Gatta stellina. No, accarezza me. Gatta stellina. Oh, mia gatta scoiattola. Sei bellissima. Gatta stellina. Stellina, stellina. Che brava. Anche tu sei bravissimo. Sei bravissimo. Bravissimi. Buonanotte ragazzi. Date la buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.